Brasiliano, italo-brasiliano, dici tu. No, io c'ho da parte di babbo, da parte di mamma, c'ho i miei bisnonni che sono italiani, sono andati in Brasile, sono vissuto là, io sono praticamente il primo a ritornare, a rimpatriare, diciamo così. E dopo sono arrivato in Italia con 18 anni, ormai sono 10 anni che sono qua. A 28 anni e mezzo una grande opportunità nella tua carriera, Pescara Serie B. No, sì, credo che tutti i calciatori vogliono arrivare in Serie B, in categoria superiore e soprattutto in una società grande, una società conosciuta. Quando te fai 10 anni di gavette in regionale, C2, C1 e arrivi a 28 anni e ancora può sognare, ambire certe categorie, è normale che ti fa solo piacere. E secondo me ho avuto un'opportunità 4-5 anni fa ad Arezzo in B, però ero giovane, ero immaturo. E credo che adesso è un'altra situazione e sono contentissimo perché è l'età giusta per avere un'altra opportunità. Ecco, parliamo delle tue caratteristiche, che insomma Romulo Togni può ricoprire, indifferentemente da quello che abbiamo capito, tutti e tre i ruoli del centrocampo in questo 4-3-3 di Zeman. Sì, no, io ho fatto tutti e due, tre ruoli, diciamo così. Da Arezzo ho giocato mezzala. Ad Arezzo ho giocato anche centrocampista basso, a Sorrento l'anno scorso giocavano a due a centrocampo, ero facevo il regista. E eri uno dei due centrali? Insomma. Sì, no, io per caratteristica c'ho un po' di, diciamo così, a me sinceramente piace più giocare la pala, cioè, anche se c'ho un po' di quantità, non tanta, però mi piace più giocare la pala, credo che è la caratteristica principale. Di Togni si è sempre detto un giocatore che ha sicuramente grandi qualità, potenzialità però inespresse. Perché? Che cosa è successo a Togni? In parte hai risposto anche prima. No, praticamente a volte ti fai dei passi un po' più lunghi della tua gamba perché non sei ancora maturo per affrontare certe situazioni, però sei giovane, sei impaziente, vuoi tutto subito presto. Però altre situazioni pure, anche il sistema del calcio oggi in Italia non è facile. A volte girano sempre le stesse persone, hai poche opportunità. Io non dico solo per me, io vedo tanti calciatori bravi, in C, certo. Lega Pro, che hanno avuto poche opportunità. Però è importante... C'è meritocrazia, insomma. È difficile, perché il proprio sistema del calcio è così. Senti, com'è nata questa opportunità di scegliere Pescara in un certo senso, insomma, da chi ti è stata prospettata? Sinceramente io in Brasile, luna di miele, e mi chiama il mio procuratore e dice guarda che c'è l'opportunità di Pescara. Io sinceramente stavo, perché Sorrento era una situazione un po' particolare, non sapevo cosa facevano, e stavo per andare a Lugano in Svizzera, però mi ha chiamato il procuratore, guarda c'è l'opportunità a Pescara, mi hanno chiamato. Io ho raccolto subito al volo e ho detto guarda fai quello che puoi fare perché sarebbe una cosa eccezionale, una cosa splendida, anche perché l'anno scorso è stato un bel campionato sia per il Sorrento sia per me, segnare 7 reti non è facile. Quindi, allora, sei rilanciato in un certo senso. Sì, infatti, è tutto quello che dicevo, cioè, tutto, ho seguito le mie idee, ho lavorato e qua sono. Senti Zeman, questo primo impatto com'è stato? No. Traumatico anche per te, no? No, traumatico. Tra virgolette, insomma. Traumatico, no, perché si sa, perché il ritiro è sempre così, soprattutto quando vieni da un altro paese dove sono 5 ore di differenza, si sente ancora di più, però si sapeva sempre in giro, i tuoi compagni che hanno avuto lui dicevano guarda che il ritiro si corre, però credo che sia una cosa normale, lui c'ha le sue idee, però stiamo affrontando alla grande, stiamo affrontando con serenità. E credo che sarà una bella stagione insieme a lui. Senti, che personaggio è? Primo impatto qual è stato? Insomma, no, grande carisma. Sì, una persona molto, molto, molto intelligente, una persona che sa quello che dice, una persona che si può fidare, diciamo. Quello è fondamentale, quando ti guarda una persona e dici che si può fidare, sei tranquillo pure te. Senti, come fate adesso senza telefonini? Problema? No, io... Sei sposato da poco? Sì, no, io devo chiamare in Brasile ogni giorno, chiamo. Quindi insomma si può fare lo stesso? Sì, no, mi arrangio. Per altre cose, insomma, lui ci tiene molto alla dieta? No, quello sì, no, ma quello insomma è una cosa normale. Sì, sì, io, normale che questo è un po' più rigido perché... Sì, no.
te vieni dalla Lega Pro, della categoria un po' che un allenatore che non ha avuto tanta esperienza come lui, è normale che c'è un ritiro diverso, però è bello così perché ti senti calciatore, ti senti un professionista serio, quello è fondamentale per un calciatore, sentirsi un professionista, diciamo così, apprezzato, quello è sentirsi apprezzare di una persona. Perché c'è tanto tempo durante l'anno per gozzovigliare, festeggiare? No, quello sì. Problema. Va bene. In bocca al lupo di cuore. Crepe, grazie.